Guido Villani è candidato alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e del sindaco di Foggia e si candida con Foggia Popolare, che è una lista civica di centro, ma ci arriviamo tra non molto su questo aspetto più prettamente politico. Intanto volevo capire perché Guido Villani, poi, che è un professionista, sta nel mondo del commercio, anche in quello sportivo, nell'ambiente sportivo, calcistico, poi ad un certo punto decide di candidarsi perché un giorno vuole essere consigliere comunale. Il perché di questa scelta di candidarsi? Allora, innanzitutto l'ho fatto anche in passato, perché sono già stato candidato prima alla circoscrizione, quando le circoscrizioni esistevano, e poi all'ultima tornata elettorale di 5 anni fa. Lo faccio per una pura e assoluta passione politica, non lo faccio per nessun altro tipo di interesse. A me piace la politica, mi è sempre piaciuto informarmi e mi piace praticarla. Vorrei poterlo fare, chiaramente, per la mia città, alla quale tengo tantissimo. Veniamo all'aspetto politico di cui parlavamo, di centro, che poi ha scelto di sostenere un candidato, Pippo Cavaliere. Il perché? È una lista di centro che unisce Puglia Popolare e Azzurro Popolare, che fa capo a Lucio Tarquinio, senatore Tarquinio, e a Mimmo Verile. Abbiamo scelto di appoggiare Pippo Cavaliere perché, conoscendo la persona, ci è sembrata la persona probabilmente più importante per un eventuale rilancio e futuro della città, sia in termini di espansione, sia in termini di probabilmente ritorno alla legalità e ritorno a quelli che sono i valori di un tempo. Si parla giustamente di sviluppo, di sicurezza, di giovani, tanti sono i temi derivanti dai problemi che i cittadini vivono ogni giorno, ma c'è un tema, un problema che i cittadini vivono ogni giorno che diciamo non passa molto, di cui non si parla molto, soprattutto in una campagna elettorale come questa. Tralasciando che non sono secondari tutti i problemi che ci sono in questa città, che conosciamo bene tutti e che sono atavici, io vorrei soffermarmi su due punti principali. Il primo è il rilancio dell'attività economica, intesa sia come commercio. Mi piacerebbe riaprire il più grande centro commerciale della città, che non sono i due centri commerciali, ma che è il centro cittadino. Vederlo ritornare a rivivere di negozi, di gente che pullula, tutti i locali pieni, sempre attivo e vivo, magari anche attraendo investimenti dall'esterno della città. E poi un'altra cosa che mi sta molto a cuore è la cultura giovanile fatta a 360 gradi, e cioè partendo dallo sport, arrivando fino alla cultura vera e propria, che può essere quella musicale, quella libraria. Io immagino sempre che la città possa tornare ad essere interessante per chi viene da fuori a investire, portando magari anche importanti attività sportive, come è accaduto quest'anno per gli europei di scherma. Ma penso al ritorno del Giro d'Italia, ad esempio, che a Foggia non passa da tantissimi anni. Ecco, potremmo ritornare ad essere al centro della Puglia, come lo eravamo un tempo, magari anche solo passando dalla cultura e dallo sport. Per concludere, non pochi giovani foggiani scelgono ad un certo punto, dopo la scuola, di andare via da questa città. Se lei avesse la possibilità di invitare uno di questi, insomma, sapesse appunto che uno di questi sta per decidere di andare via, su cosa punterebbe perché restasse nel capoluogo? Personalmente non posso dare un consiglio, io posso solo portare la mia esperienza personale. Io a 18 anni mi sono detto cosa so fare. Avevo una etichetta discografica, che ho ancora oggi, ma mio papà faceva l'agente di commercio da tanti anni e ho deciso di fare la stessa cosa perché mi piaceva, e quindi ho investito su me stesso, ma non andando via dal territorio. Io penso che i ragazzi si debbano porre questa domanda: cosa so fare? E se lo sanno fare realmente e se lo vogliono fare, lo debbono fare a casa loro, sul loro territorio, perché è importante che il nostro territorio possa crescere, visto e considerato che comunque noi le eccellenze le abbiamo.